Hey ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte, anche se è un vlog, ma chiamiamola parte, fa lo stesso. Allora, come va? Perché qui penso che vada bene. Sì, ho sentito che molti di voi, immagino che molti di voi abbiano iniziato la scuola, io no. Allora, faccio questo vlog perché devo dire molte cose importanti, o almeno, anche se sono poche, comunque sono importanti. Riguardo soprattutto la mia assenza. Allora, perché dico assenza? Perché praticamente da prima delle vacanze avevo detto, vacanze estive, avevo detto che avrei fatto un video al giorno. Sono passato dal dire che facevo un video al giorno al dire che ne facevo uno ogni due, e che era quello che stavo facendo praticamente, e adesso praticamente ne sto facendo uno ogni 3 giorni o uno ogni 4 giorni. Questo perché? Allora, praticamente le mie vacanze estive sono state uno schifo, diciamo. Possiamo chiamarle vacanze estive tra tante virgolette. Questo perché? Perché praticamente fino a inizio luglio, praticamente fino a un po' prima di luglio, non potevo registrare, non potevo, no, potevo registrare ma poco, e non potevo comunque andare al mare. Faceva un gran caldo e non potevo andare al mare perché dovevo studiare per l'esame di fine anno. E quindi fino a praticamente inizio luglio non ho fatto niente di mare. Poi praticamente da luglio ad agosto avrò fatto, sì e no, un mese. Sì, sia tutto luglio che tutto agosto avrò fatto un mese di mare. Questo perché praticamente ogni 3-4 giorni pioveva e quindi niente mare. E io abito al mare praticamente. Quindi diciamo che le mie vacanze estive si sono ridotte a un mese. Bello, eh? Su tre. Di cui uno l'ho passato a studiare. E quindi lì era spiegato il fatto che io facevo. Non sto coniugando un verbo giusto, ma fa lo stesso. È tardi, ragazzi, è tardi, scusate. Comunque, quello è. E fin qua ho spiegato il fatto per cui quest'estate ci sono state, diciamo, delle lacune. Ogni tanto. Ma come le spieghiamo le lacune che ci sono state negli ultimi giorni? Allora, praticamente, come avete anche potuto sentire dal video di One Piece Limited World Red, in questi 3 o 4 giorni, adesso non so poi quando vedete questo video, in questi 3 o 4 giorni praticamente ho avuto raffreddore, mal di gola, tosse. Basta. Questi tre. Non tiriamoci altre malattie che forse è meglio. Comunque, praticamente, non è che era tipo una tosse normale, no? Che magari ogni tanto tossisci. In una frase che durava al massimo 7 secondi, tossivo 7 volte e per dire la frase ci mettevo un minuto. No, vabbè, forse no, però più o meno era così. Cioè, dicevi due parole e tossivi. Altre due parole e tossivi. Due parole e tossivi. Soffi il naso. Tossi. Naso, soffi. Quindi niente. Ho preferito non registrare appunto per questo motivo. Adesso teoricamente mi sto rimettendo un po' in sesto, cioè se prima tossivo sempre, adesso una frase completa riesco a dirla. Forse riesco a farci anche un vlog intero senza tossire, quindi penso che sto guarendo, si spera. Ma comunque lo sapete come sono fatto, no? Cioè durante un anno minimo 7 volte devo prendere un raffreddore, minimo. Quindi questa spiegata le assenze, ho spiegato le assenze di settembre. Probabilmente, senza probabilmente, tornerò con un video ogni 2 giorni. Come ho già detto, non torno con un video al giorno perché non ci riesco. O almeno al momento non ci riesco. Più avanti si vedrà, ma al momento uno ogni 2 giorni mi sembra perfetto. Ora, sempre riguardo alle notizie, volevo dirvi la questione riguardante i live, le live che faccio. Vi avevo detto, magari alcuni di voi non lo sanno neanche, ma io il sabato teoricamente facevo sempre una live. La live su Twitch, e vabbè, comunque poi. Mi sa che l'ho spiegato anche un paio di vlog fa. Comunque, faccio delle live che durano il sabato sera, che durano dalle 10 di sera più o meno mezzanotte, l'una, più o meno. Questo perché? Perché il sabato sera è l'unico momento, o almeno è l'unico momento che avevo, perché quando ho iniziato a fare le live andavo ancora a scuola e quindi il sabato sera era l'unico momento
che potevo restare sveglio fino a tardi comunque, senza poi svegliarmi la mattina, che ero uno zombie. Mentre adesso comunque penso che il sabato sera sia comunque il momento adatto, perché le altre sere poi voi avete scuola il giorno dopo, quindi non potete, non posso farle che durano fino a mezzanotte. E adesso arriviamo al fatto del perché le inizio così tardi, perché alcuni di voi mi continuavano a dire: ma perché le fai così tardi? Falle un po' prima, falle un po' prima. Il motivo è semplice, appunto, perché praticamente quando fai una live non hai tipo l'editing del video. O almeno vi spiego, quando io faccio un video, in caso qualcuno disturbasse, robe varie così, posso sempre tagliare il video nell'editing. E ok, fin lì ci siamo. Nella live no. Cioè, quindi se qualcuno disturba così, io devo fare tutto, pausa, metti quello, fai quell'altro, vai a vedere così, quindi non posso. Verrebbe anche una cosa brutta da fare. Ma comunque le live poi sono brutte di loro, quindi. Quindi appunto diciamo che dalle 10 a mezzanotte mi sembra. Cioè mi è l'unico momento in cui posso farle. Al momento, ora. Non voglio dire una cagata, come faccio di solito. Ma teoricamente tra qualche mesetto circa potrei iniziare a fare anche le live di pomeriggio. Questo perché vi dico di pomeriggio? Perché probabilmente il sabato sera tolgo le live. Cioè non ci saranno più le live il sabato sera, ma probabilmente ci saranno di pomeriggio. Bene, detto questo, mi pare non ci sia niente. Ah sì, un'ultima una cosa. Allora, dato che praticamente nello scorso vlog, comunque avevo detto che con la questione riguardante le intro e robe varie, ho intenzione di mettere un outro. Se non sapete cos'è un outro, è tipo uno spezzone a fine del video, che magari manda a qualche parte precedente o qualche video precedente. Adesso stavo pensando alla parte precedente, perché video precedente poi sarebbe un casino, suppongo. Forse no, non lo so, devo ancora vedere. Comunque penso di mettere un outro. L'intro arriverà. Quando ce ne sarà tempo e voglia, arriverà anche quella. Perché poi come vedete anche non sono riuscito nemmeno a mettere le miniature dei video. Devo fare ancora le miniature dei video e lo so, lo so. Tranquilli che adesso inizia tutto. Inizia tutto, lo so, l'ho già detto tempo fa e forse nessuno mi crede. Già. Ok, allora, questa era l'ultima cosa. Allora, adesso partiamo con le guide, però calmi, arriviamo. Prima di tutto, allora, qui la pagina di YouTube con gli ultimi video caricati. Allora, abbiamo caricato la parte 12 di One Piece, la parte 14 di Super Meat Boy e abbiamo caricato l'episodio finale di Skribblenauts Unlimited, ok. Poi vabbè, Amnesia House of Creep 2 e Mad Father, l'episodio 4 che risale al 22 agosto, cioè tanto per rendetevene conto che è il 22, oggi è il 22 settembre, quindi praticamente un mese dopo probabilmente, tra qualche giorno lo vedrete, vedrete anche Mad Father, tornerà. E appunto abbiamo caricato queste guide. Partiamo subito con Skribblenauts Unlimited, che è finito. È finito e come ho detto, come ho spiegato anche nel video appunto di Unlimited, ho intenzione di fare anche l'altro must, solo che prima ci voglio mettere una guida in mezzo, cioè voglio farci una guida in mezzo, non subito dopo appunto. Quindi arriverà, ma tra tanto tempo. Poi, Unlimited World Red, non ho idea di quanto possa durare ancora. Probabilmente supera le 20 parti. Io la butto lì, secondo me mancano due mondi ancora, o tre al massimo. E più contate le parti in cui mi metto a esplorare, a pescare, a fare le robe, più o meno arriverà sulle 20 parti, ecco. One Piece Unlimited World Red arriverà sulle 20 parti. E questa è la mia scommessa, secondo me finisce in 20 parti. Poi Super Meat Boy, come avete visto appunto abbiamo iniziato a completare il gioco al 100%. Alcuni di voi non ci credevano, io neanche io ci credevo infatti. Però a quanto pare abbiamo già completato il primo capitolo, quindi bene o male penso di potercela fare. Ovviamente, come ho già detto, era solo il primo capitolo, ora che arrivo all'ultimo capitolo,
e poi fare anche l'ultimo capitolo al 100%, penso che probabilmente prima si rompa il computer o, specificando, lo rompo io. Poi vabbè, Amnesia continuerà, ovviamente le mappe le ho, quindi Amnesia durerà ancora un bel po', penso. Poi abbiamo, ecco, adesso che guardo bene, abbiamo ancora attivo, abbiamo Surgeon Simulator e Facade. Surgeon Simulator, ho appena registrato la parte 4 e teoricamente ho finito il gioco. Adesso non so se... Mi sa che vedete prima Surgeon Simulator che questo video, comunque è probabile. Comunque tipo era da... cos'è? Dal 29 luglio. Comunque tranquillo arriverà... Tranquilli. Arriverà anche Facade e Surgeon Simulator, appunto. Ora, mi voglio soffermare su una piccola cosa... su due piccole cose che mi avete scritto nei commenti. La prima è questa: cioè, adesso voi ditemi se le persone sono normali. Comunque, tranquilli che riguardo i video con Mr. Bob, appena ci incontriamo e facciamo qualcosa, ne vedrete delle belle di tutti i colori, giallo, verde e rosso. Mentre la seconda cosa, la seconda, diciamo, domanda riguarda questo. Cioè, adesso io voglio sapere cosa intendi con Rage Game, perché mi sa che Meat Boy è... vabbè, poi dimmi te. Comunque, penso che con Rage Game intendi giochi che mi avete consigliato, cioè ho tipo Cat Mario, che lo so già che gioco è, la sua fama lo ha preceduto e non l'ho mai giocato, non ho mai visto un video, so solo appunto che fa sclerare e basta. Quindi penso che tu intendi quello con Rage Game, ma fidati che anche Super Meat Boy ce l'ha il suo Rage, perché... Comunque, detto questo, non ho nient'altro da dire, no, mi pare di no. E quindi io vi saluto, appunto scusatemi ancora per questa pausa, per queste pause che ho fatto, ma diciamo che la mia estate è iniziata un po' tardi, appunto, quindi non la sto, diciamo, ancora, la sto ancora finendo, ecco. Per tutto il resto, niente, ci vediamo al prossimo video, qui da Landolf è tutto, ciao a tutti.